Amici di Elica, gli specialisti della pesca professionale, oggi si parte da una marineria storica italiana, quella di San Benedetto del Tronto. È appena puntato il sole, anzi siamo ancora lontani da vedere il sole, e usciamo in mare. Adesso abbiamo aggiunto delle bocce e abbiamo portato la rete a 50 centimetri. Le devo levare le bocce? Le pesce? Ecco. Vista laterale, sta sdraiato. Sta di fronte completamente. Di fronte completamente sdraiato. E muso in alto. Muso in alto. L'altro. Questo io. Sdraiato interno. Sdraiato interno, muso in alto, ok. Allora, siamo in plancia, siamo al largo di San Benedetto del Tronto, abbiamo fatto delle modifiche sostanziali sulla rete, adesso riusciamo ad allargare 36,7 metri, prima erano molto più sbracati, siamo arrivati a 52 metri e non era il suo assetto ideale. Noi abbiamo a bordo direttamente il rettiere che ha costruito questa rete, per cui abbiamo potuto fare delle prove mirate. Ora la rete alza 0,9, arriva a un metro e dieci. A detta del rettiere dovrebbe alzare ancora di più, per cui dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra le porte, cioè i divergenti, e l'alzata della rete. Alla il capo! Sì, che lavoro abbiamo fatto ai divergenti? Abbiamo scaricati totalmente. Cioè scaricati che significa? Perché l'abbiamo chiusi totalmente a pressione minima, quasi zero. L'assetto della rete sembra essere perfetto, portiamo una velocità di 2,2 nodi dentro la rete. 1,2 metri con 35 metri. 1,2 metri. 1,2 metri.